Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video Try On Haul. Come state? Allora, oggi per me è lunedì 18 aprile, sto vloggando e nel mentre sto cercando di registrare un altro video con gli ultimi acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo, in questo mese di aprile. Così, qualora appunto vi dovesse interessare qualcosa, sicuramente la trovate nei negozi. Scusate per la voce, ma sono stata raffreddata. Settimana scorsa ho avuto un bel raffreddore, nulla di grave, ma chiaramente di questi periodi col tempo ballerino, con gli sbalzi di temperatura che ci sono, è molto facile ammalarsi. Io direi comunque sia di iniziare a farvi vedere quello che vi ho comprato, così non vi annoio con le chiacchiere. Iniziamo, direi, da una magliettina, Angeliche le magliette, molto basic, che ho acquistato all'Outlet Village di Mantova e che ho acquistato in particolare alla Levi's. Era da tempo che volevo acquistare una magliettina della Levi's molto basica, molto pulita. Sapete ormai che adoro le t-shirt bianche, per me sono molto versatili, riesco ad indossarle ovviamente su un jeans, ma anche a renderle un attimino più particolari indossandoli magari con un pantalone a sigaretta, un pantalone magari a vita alta e un qualche accessorio un pochino più particolare, ecco. Quindi vi faccio vedere quello che ho acquistato. Allora, ho preso questa magliettina della Levi's che inizialmente non ho provato in negozio. Quando l'ho portata a casa e l'ho provata, mi era venuta l'idea di cambiarla perché era un po' morbida. Io invece credevo fosse un attimino più aderente. Ma poi alla fine penso di tenerla così, penso di non cambiarla perché è molto comoda. Si tratta di questa magliettina in cotone della Levi's con il logo appunto del Levi's, molto basic, molto semplice, veste anche molto molto comoda. Diciamo che non è molto stretch. Quindi la si riesce ad indossare, ha questo scollo a V che io adoro, mi piace molto di più dello scollo rotondo che mi ricorda invece magari una canottiera intima, invece lo scollo a V trovo che sia molto più carino. E questa da 25 euro, prezzo outlet, l'ho pagata 17 euro e l'ho comprata in taglia L. Ripeto, ero indecisa appunto se cambiarlo o no, perché appunto veste molto morbida. Penso comunque sia di tenerla così. Ad ogni modo, ho 30 giorni di tempo per pensarci, quindi vediamo un attimino. E questo pantalone acquistato da H&M la scorsa settimana. Quindi stiamo parlando dell'8 di aprile. Sì, l'ho acquistato l'8 di aprile. Mi è piaciuto tantissimo. Io quest'anno ho veramente voglia di colore, ragazzi. Cioè, io non so cosa mi è preso, ma quest'anno ho voglia di colore. E quindi sto acquistando tantissime cose colorate. E le sto proprio andando ad inserire all'interno del mio guardaroba, che è molto triste perché il mio guardaroba e a tinte neutre, quindi tinte del panna, del bianco, del crema, del beige, del nero. Ecco, invece quest'anno ho voglia di colore. Quindi sono andata ad acquistare questo bellissimo pantalone regular waist, quindi praticamente a vita regolare. Scende più o meno a sigaretta. Diciamo che ha una vestibilità molto confortevole, non stringe, non costringe, è molto comodo. Me ne sono innamorata. Appena l'ho visto, ho detto: se mi stai bene, se stai bene, tu vieni a casa con me. E l'ho comprato in taglia EUR 44. Avrei potuto prendere anche una 42. Ma ho preferito prendere una taglia molto più morbida, molto più comoda, da non essere appunto costretta. Questa è la taglia.
da 19,99 euro mi pare di averlo pagato. Aspettate che ve lo faccio sapere. Allora, l'ho pagato da 19,99 euro, c'era uno sconto di 5 euro. L'ho pagato 15 euro. Poi, altra cosa che vi faccio vedere da acquistata da H&M è praticamente questo vestitino. Appena sono entrata, questo vestitino era praticamente posizionato all'ingresso. All'ingresso, sapete, da H&M mettono sempre i capi, diciamo quelli più visti, quelli in voga. Infatti, anche nella pubblicità che sta passando di questi periodi da H&M, trovate questo vestitino indossato sulla modella. Appena l'ho visto, mi è piaciuto tantissimo appunto il materiale, tipo maglina, anche se poi leggendo è poliestere riciclato. E non so se ci sia anche una parte di cotone. Aspettate che magari ve lo dico. Vediamo un attimino di cosa è composto questo vestitino. Poliestere. Poliestere viscosa. Mi è piaciuto Se lo trovo. tantissimo. Ero soltanto indecisa sul colore. Perché il giallo non me lo vedo molto, non credo sia un colore che mi doni particolarmente. Certo è che poi io d'estate magari mi abbronzo tantissimo, d'estate la mia pelle tende a scurirsi tanto, mi abbronzo subito, divento praticamente nera. E quindi magari ho pensato che su una bella pelle abbronzata questo vestitino potesse starmi bene. È un vestitino midi, ha praticamente un piccolo piccolo scollo appunto sulla parte sinistra, sulla parte laterale. Magari vi lascio una clip così appunto vi potete fare un'idea della vestibilità. È molto morbido, non costringe, e poi ha questa particolarità di questa lavorazione traforata in questo modo, che io trovo sia molto femminile, molto deliziosa, un po' maliziosa, ma non provocante. Ha un profondo scollo a V ed è anche scollato, abbastanza scollato appunto sulla parte laterale, sulla manichina. Trovo sia molto carino, molto fresco, molto versatile, anche di questi periodi, se il tempo si decide a cambiare, la primavera ci fa appunto la grazia di comparire, anche con un giubbino di jeans di questi tempi, una sneakers, trovo sia molto, molto carino come abitino, ma anche magari d'estate, se vogliamo metterlo alla sera, se facciamo una passeggiatina sul lungomare, sul lungolago, magari con un sandalino dorato, perché no? Secondo me fa la sua figura, magari con una pochettina un po' sbrellucicosa, perché no? Possiamo anche andare a rendere speciale questo vestitino anche di sera, ecco. L'ho pagato 19,99 euro e l'ho acquistato in taglia L, perché appunto lo volevo molto che scivolasse addosso, non mi andava appunto di prendere un qualcosa di aderente. Spero di riuscire a buttare anche qualche chiletto, perché diciamo che la Pasqua mi ha dato il colpo di grazia, ho messo su qualche chilettino e quindi spero tanto di riuscire a buttare qualche chiletto prima dell'estate. Ma pazienza, quest'anno è andata così, sicuramente la priorità ad altre cose, allo stare bene, poi chi li vanno, vengono, l'importante è, ecco, non esagerare. Però l'importante è stare bene con se stessi. E io, ok, mi vedo qualche chilo più, però sono più serena quest'anno e chi li vanno vengono, alla fine riusciremo a perderli. Quindi ho acquistato questo bellissimo vestitino, fatemi sapere se vi piace, se pensate di acquistarlo. Io spero che possa uscire in altre varianti di colore. Mi piacerebbe tantissimo in nero e in bianco, quindi H&M magari fallo uscire anche in questi altri colori, sicuramente lo acquisto.
E questo è stato lo shopping da H&M che ho fatto. Passiamo a Zara. Potevo io passare da Zara e non comprare nulla? È impossibile. Allora, da Zara vi faccio vedere due camicine che ho acquistato. Se vi ricordate, nello scorso haul ho acquistato una camicina di Zara a righe. Magari vi lascio una clip da qualche parte. Simil raso, simil seta. Quest'anno è l'anno delle camicie. Personalmente su di me non mi sono mai particolarmente piaciute, le vedo benissimo indossa le altre. Non ho mai acquistato camicie nella mia vita, cioè ne ho acquistate una, due, ecco, ma diciamo che non sono un amante della camicia, almeno fino adesso, fino ad oggi, nel senso che quest'anno, questa primavera, anche io mi sono lanciata sulle camicie. Da Zara ce ne sono veramente tantissime. Sono anche fatte molto bene, sono femminili, scendono anche molto bene e quindi vi faccio vedere quella che ho comprato. Allora, l'ultima che ho comprato è stata questa qui. Guardate che colore, appena l'ho vista me ne sono letteralmente innamorata. Questa era, l'avevo vista in realtà ad una di quelle grucce dei capi provati e l'avevo vista in taglia XS, ovviamente era piccola per me, quindi sono andata alla ricerca all'interno di Zara perché non trovavo questo colore di camicia, infatti avevo pensato che quella XS fosse l'ultima taglia. Poi girando nel negozio le ho trovate e quindi me la sono comprata, perché trovo sia veramente carina, trovo che abbia un colore... che spicca, però che non, secondo me è un colore che non stufa alla fine, perché questo azzurro intenso, questo gioco appunto di tessuto simil raso, penso che la impreziosisca molto. Ecco, questa camicina l'ho acquistata in taglia L, a differenza invece di altre due camicine di Zara, che le ho acquistate in taglia M perché volevo una vestibilità un pochino più aderente, questa invece la volevo un attimino più morbida, anche se mi sono resa conto che indossandole non cambia di molto la vestibilità appunto addosso, quello che cambia un po' la manica, che magari tende a stringere un pochino di più, ma addosso vestono allo stesso modo. Ecco, guardate quanto è carina, ve la faccio vedere indossata da qualche parte. Preferisco indossarla o su un pantalone appunto bianco, preso sempre lo scorso anno da Zara. È un pantalone molto comodo, è un pantalone continuativo, infatti lo trovate da Zara in questo periodo, e trovo sia molto molto bene. Oppure appunto ve lo faccio vedere anche indossato su un jeans, poi sta a voi appunto giocare con gli abbinamenti, con gli accessori, appunto a seconda del tipo di stile, di occasione appunto che avete. E l'ho acquistata anche in questo bellissimo colore, penso sia molto femminile, questa l'ho già indossata al mio compleanno, che è stato in aprile. Guardate quanto è bella, questo è un color crema. L'ho indossata sul pantalone bianco che vi ho fatto vedere e questa l'ho comprata in taglia M. Non so se riuscite a vedere, ma alla fine la vestibilità, come dicevo, bene o male tra M e L non cambia molto su questo tipo di camicia. Io un seno importante, però riesco a indossare entrambe le, appunto, le taglie. Volendo avrei potuto prendere anche la XL per una vestibilità ancora più over, però appunto questo tipo di camicetta mi piace che vesta un pochino
non dico aderente, ma più sinuosa, ecco, per mettere un po' in mostra le forme che abbiamo e non soltanto le cicette, ragazze. Cerchiamo di mettere anche in mostra le forme senza farci troppi problemi. Si vive una sola volta, chi se ne frega. Certo, sempre cercando di non scadere nel volgare, ma alla fine la vita è una e ognuno fa quello che vuole. Ditemi un po' cosa ne pensate. Quindi questa l'ho pagata sempre a 19,99 euro perché praticamente è la stessa di quella blu e la stessa di quella bianca blu, a strisce blu. La prossima che sicuramente comprerò è quella in fucsia. Sicuramente la comprerò perché mi piace tantissimo. E quindi la prossima camicina Zara che comprerò è quella fucsia. Adesso vi faccio vedere due chicche che ho comprato da Zara e che mi sono letteralmente innamorata. Le prendo. Allora, parto dal pezzo meno, diciamo, meno shock, dal pezzo più tranquillo. Allora, ho comprato queste scarpine da Zara, queste pantofole, come dice mio marito, in realtà si portano tantissimo. Io non le avevo mai prese in considerazione, questo tipo di scarpa, perché non so, trovo che non mi valorizzi particolarmente, ecco. Però alla fine sono stata tentata e le ho comprate. Ancora le devo mettere, sono nuove di pacca. Ho soltanto tolto il cartellino, che adesso cerco di recuperare. Eccolo qua. Appunto per farvele vedere indossate. Queste scarpine erano praticamente in offerta. Ci sono nere e ci sono panna. Di panna era rimasto un unico 37, infatti le avevo prese e poi le ho lasciate perché non mi piacevano particolarmente come mi vestono al piede. Però poi ho continuato a guardarle perché dico no, attenzione. Era l'unico 37 panna, l'ho un po' interpretato come un segno del destino, ecco, che lì fossero presenti soltanto un paio di appunto crema, perché nero non le avrei prese, almeno non credo, ma queste mi piacciono veramente tanto. Trovo siano molto eleganti, magari con un pantalone capri, con un pantalone con un risvoltino. È una bella camicia oversize, trovo che siano molto molto carine. E queste erano in sconto, come detto. Le ho pagate 17,95 euro. Guardate un po', mi pare che venissero 23 euro. Aspettate che provo a levare il prezzo perché ho controllato il prezzo sul sito. Ah no, venivano in realtà 29,99 euro. Ricordavo 23 e invece no. Quindi da 30 euro praticamente le ho pagate 17,95 euro. Quindi credo che appunto sia valsa la pena acquistarle. E queste sono perfette per questo periodo. Se la primavera ci fa il piacere di arrivare e di non andare più via, perché adesso praticamente fuori sembra inverno. Ieri è stata una bellissima giornata. Abbiamo passato una domenica sul lago, baciati dal sole, e oggi invece è cielo grigio, come se volesse piovere. Vabbè. Allora, veniamo al pezzo forte. Al pezzo forte che in realtà non ho acquistato io, ma è stato un regalo, da parte di mia mamma. Sapete che sono venute appunto per le vacanze di Pasqua, abbiamo passato il periodo insieme e siamo andate da Zara con mia sorella, mia mamma e alla fine, ragazze, non sono riuscita a resistere a questa delizia. Ditemi un po' voi cosa ne pensate. Io le adoro, cioè le adoro letteralmente. Guardate un po' che sono belle. Sono queste sling bag che hanno questo bottone gioiello sul davanti. Li avevo viste anche col fiocchetto, ma sinceramente mi sembravano un po' troppo, mi sembravano un po' troppo esagerate. E quindi alla fine ho preso queste con il bottone appunto glitterato.
Queste sono in nude perché c'erano anche completamente trasparenti e all'inizio avevo puntato quelle, ma poi alla fine ho optato per loro perché le trovo più particolari, più femminili. Questo beigiolino, guardate che sono belle. Allora, ero indecisa in realtà se prenderle, devo essere sincera, perché costicchiano. A mio avviso, per essere alla fine plastica, per essere PVC, costicchiano perché le ho pagate, cioè le ha pagate mia mamma quasi 60 euro. Quindi anche lì sono stata indecisa se prenderli o no perché, appunto, considerato il materiale, costicchiava. Però poi alla fine, come dire, mi sono lasciata tentare e ho voluto assecondare questo mio capriccio. Non lo faccio quasi mai ultimamente, diciamo che acquisto sempre capi molto confortevoli, capi, cioè diciamo che capi sfiziosi di questo genere non ne acquistavo da un bel po', ecco, quindi me le sono voluta concedere per il mio compleanno. Ho lasciato che mia mamma appunto me le acquistasse e sono bellissime. Le ho indossate soltanto il giorno del mio compleanno, ovviamente è un tipo di scarpina che va tenuta un attimino, cioè non è quel tipo di scarpa che potete utilizzare tutti i giorni, uno perché chiaramente non si presta e due perché magari tende anche un po' a rovinarsi, ecco. Quindi diciamo che è la scarpa delle occasioni speciali, quale migliore occasione se non il compleanno? Quindi nonostante il costo, appunto, ho voluto farmele regalare e trovo siano molto molto belle, almeno a gusto personale, ecco, mi piacciono veramente tantissimo. Spero che possano andare in sconto quelle col fiocco, magari poi ci faccio un pensierino. E poi ho puntato un altro paio di scarpe da Zara, in diversi colori ci sono, mi pare che ci sono fucsia, ci sono in verde, ci sono in blu, sono praticamente in stoffa, sempre delle slingback, mi pare che costino 39,95 euro. Appena le metteranno in saldo, sicuramente Angelica ci penserà, anzi colpirà. Quindi questo è stato, diciamo, il mio shopping di aprile. Vi faccio vedere un'ultima cosina, l'ho tenuta per ultimo perché è un tipo di negozio che io non conoscevo, non so se si tratta di un franchising, è la prima volta appunto che l'ho visto a Peschiera del Garda, se magari siete della zona, c'è questo negozietto che si chiama Alexandra Italy, non so se conoscete, io è la prima volta che l'ho visto. Allora, sicuramente sono delle robine, secondo me, made in China, perché più China non ce n'è, però sono fatte bene, sono fatte molto carine e molte cose sono taglia unica. Avevo provato delle cosine, dei vestitini, avevo provato un po' di roba, a essere sincera, però ero un po' indecisa. Alla fine ho acquistato soltanto una cosa, quindi magari se siete della zona, Verona in provincia, magari fateci un salto o magari fatemi sapere se anche in altri posti d'Italia si trova questo negozio perché io non lo conosco. Allora, sono stata colpita da questa magliettina che trovo che per l'estate sia molto carina, sia per di giorno ma anche di sera, ma volendo anche per il mare, secondo me. È un tipo di magliettina che ha praticamente questa trama è un po' glitterata, non so se si possa notare, non so se si nota appunto in cam che è un po' glitterata. Ha praticamente la manichina che arriva praticamente al gomito, manichina più o meno a tre quarti, è taglia unica, è molto scialla, molto comoda. Questa l'ho pensata su un jeans con un top giù o magari anche con un pantalone bianco bellissimo, il bianco e il blu. Inizialmente l'avevo presa in oro
mi pare che c'è anche in un'altra variante di colore lilla, lavanda, che si porta tantissimo quest'anno, ma io l'ho voluto acquistare in azzurro. Non so, come potete vedere anche la camicia azzurra, non so, ho un diciamo che questo colore mi sta piacendo particolarmente. Magari cerco di lasciarvi qualche clip anche con la luce naturale, con la luce di fuori, così per farvi vedere un po' la vestibilità. Però mi è piaciuta tantissimo, è carina. E questa mi pare di averla pagata, non so se ho lo scontrino, sì, ho lo scontrino, intorno alle 16-17 euro. Vediamo un attimino. L'ho pagata 16,90 euro. Ecco, questo praticamente è il mio shopping, sono i miei danni, diciamo per questo periodo. Spero che appunto le cose che ho acquistato vi piacciono, vi possano magari un po' dare un po' di spunto. Come promesso, ho deciso di farvi vedere i capi acquistati, indossati, perché molte ragazze così si fanno un'idea appunto dei capi acquistati. Serve a rendere proprio di più l'idea della vestibilità, del modello. E quindi spero che questa tipologia di video vi possa piacere. E niente, io chiuderei qui questo video. Continuo magari con il vlog e noi ci vediamo al prossimo video. Chiaramente, se il video vi è piaciuto, vi chiedo un like, se vi va iscrivetevi al canale, per non perdere, appunto i prossimi video che verranno. Vi lascio un bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie.